In un'intervista pubblicata il 17 novembre 2022 sul canale YouTube di Tecnica della Scuola, il docente di pedagogia Cristiano Corsini sostiene che la valutazione formativa e descrittiva sia molto più efficace del voto numerico, anche perché diminuirebbe l'ansia da prestazione. Queste indicazioni provengono da insegnanti che, avendo avuto delle genuine intuizioni dentro le classi, hanno detto: ok, ma qui forse piuttosto che mettergli un 5, gli racconto dov'è che può migliorare, perché può migliorare, quali cose invece ha fatto bene. E poi hanno scoperto che si abbassava l'ansia da prestazione, che migliorava il clima e che l'alunna o l'alunno erano più interessati a quel che veniva svolto, e che si abbassava il clima competitivo all'interno della classe, che si lavorava meglio e che quelli facevano 2 ore senza neanche accorgersene. Perché un 5 o un 4 dovrebbero aumentare l'ansia da prestazione, mentre il racconto descrittivo di questi voti no? In realtà, la stessa descrizione del voto, se fatta in modo onesto, rigoroso e puntuale, può aumentare l'ansia dello studente. L'argomentazione del pedagogista fa nascere spontaneamente il sospetto che, secondo lui, la descrizione non debba corrispondere effettivamente alla realtà, ma sia piuttosto uno stratagemma per non mettere veramente in evidenza i reali aspetti negativi della prova. Insomma, se Corsini attribuisce alle valutazioni descrittive la capacità di eliminare l'ansia, forse significa che per lui le descrizioni dei voti in qualche modo debbano sminuire o camuffare le negatività della prova. Tanto più che normalmente il voto numerico non è sradicato dal percorso didattico che lo precede, ma rappresenta proprio il coronamento del racconto che viene fatto continuamente anche durante le lezioni e non solo al termine delle prove. Nelle lezioni, infatti, vengono già espressi di norma quegli elementi argomentativi, logici e causali da cui si può più o meno esplicitamente dedurre il senso del voto. Insomma, il voto, in modo coerente rispetto alle correzioni relative alla prova che vengono proposte dal docente allo studente, rappresenta una sintesi numerica che fotografa il livello della prova e fornisce agli alunni un elemento oggettivo che li aiuta a maturare una certa consapevolezza relativamente alla qualità e al livello del proprio apprendimento. Senza contare che, qualora il voto non venisse assegnato, sarebbe comunque richiesto da molti studenti che se ne dica, sono i primi a dimostrare interesse nei confronti di un parametro numerico in grado di misurare il valore delle loro prove.